Un po' quello che è diciamo, un progetto di packaging con varie tecniche, ecco. E adesso lascio subito la parola a Francesca che insomma vi parlerà appunto di sé. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno, saluto tutti, saluto voi che siete qui e anche chi ci segue a casa in streaming. Come prima cosa vorrei ringraziare Stefania Liverini e Forchette di Cartone per avermi dato, diciamo, la possibilità di venire qui a Conversano a portare la mia esperienza. Zoografico è il nome della mia agenzia. Come nasce? Nasce, diciamo, in primis, come primo punto fondamentale, dalla passione mia personale per l'immagine e per l'arte. Io ho un background, diciamo, arrivo dall'Accademia di Belle Arti, per cui già quando frequentavo il terzo anno di Accademia avevo già, diciamo, la volontà di mettere in pratica, diciamo, le mie conoscenze, per cui ho iniziato a cercarmi già collaborazioni esterne. Ho iniziato a fare i miei primi lavoretti con i miei primi clienti, a partecipare a concorsi e ho avuto, diciamo, le mie prime soddisfazioni. Ho vinto un grosso concorso internazionale per la creazione del logo per la giornata dell'arte per i beni culturali e ambientali di Roma, per cui sono, diciamo, anche fatti concreti che danno la giusta carica per far sì che si possa pensare che si è sulla strada giusta. Quindi ho continuato poi a cercare di lanciarmi, a propormi anche ad agenzie e ho diciamo, fatto un iter di lavoro da dipendente in agenzie di grafica. Zoografico nasce anche poi per necessità di continuare, diciamo, la sfida di provare a farcela da sola. Quindi ho, diciamo, fatto tutto il mio percorso per la creazione di impresa con la provincia di Cuneo, grazie alla quale sono venuta a conoscenza di questo business plan, cosa che non conoscevo. E quindi 6 anni fa ho finalmente fondato Zoografico. Zoografico geograficamente è situato in Piemonte, in provincia di Cuneo, più precisamente a San Giacomo di Boves, dove risiedo, che è una piccola borgata immersa nella natura, però diciamo a livello lavorativo non ha confini. Tendo sempre ad allargarmi a livello di clienti, di proposte, diciamo, lavorative. Vedete nella videata il logo. L'intento, quando ho pensato all'immagine da dare alla mia attività, era legato un po' al concetto di crescita. Quindi un po' come diciamo, una pianta che non smette mai di crescere, così anche a livello di ideale ho sentito di dover trasmettere la creatività che con Zoografico non dovrebbe mai smettere di crescere, quindi non smettere mai di provare, sperimentare a livello tecnico, a livello creativo, a livello di sfida personale, quindi una continua crescita. E appunto vedete diciamo, questa immagine, questo elefantino mago col cappello da mago con questa stellina che tocca questo semino che rappresenta un po' l'idea, quindi un seme che pian piano cresce, si sviluppa fino a staccarsi un po', diciamo, dalla terra, prendere il volo e diventare quasi leggero una farfalla, ecco, questo era un po' l'intento concettuale del logo. Zoografico si occupa, diciamo, non solo di illustrazione, ma anche di grafica applicata a ambiti più svariati. L'intento è proprio quello di non fossilizzarsi in un solo ambito, ma dare anche, diciamo, un libero sfogo alla fantasia, quindi
tutto ciò che riguarda il packaging, tutto ciò che riguarda la grafica, DTP, stampati, tutto ciò che riguarda anche l'editoria o diciamo la parte di allestimento. Questa mattina mi piacerebbe diciamo dividere in due parti fondamentali l'incontro. Vi ho portato a vedere una serie di lavori legati al food e vi ho portato a vedere tutto ciò che sta dietro, diciamo, alla proposta finale, in modo da farvi capire più o meno sia la mole di lavoro a livello di proposta che sta dietro poi la proposta finale, sia proprio per cercare di iniziare a capire un po' il modo di lavorare sulle idee, quindi come queste si sviluppano, dal che cosa devo comunicare al come lo posso comunicare, qual è il modo migliore anche a livello di soluzione, di tecnica artigianale, per cui il concetto può risultare più chiaro e può, diciamo, soddisfare di più il messaggio. Quindi sono ben accette domande, dubbi, se mentre vi diciamo, analizziamo, svisceriamo questi lavori vi vengono in mente delle domande, siete, diciamo, vi invito appunto a pormele. Allora, il primo lavoro che andrei a vedere è un lavoro commissionato dal Parco delle Alpi Marittime, legato al cibo. Dunque, questo è un allestimento dello stand per il Salone del Gusto. Il parco chiedeva di studiare diciamo un ambiente nel quale fossero valorizzati i prodotti tipici alimentari facenti parte della zona, appunto, del parco, dalla materia prima, quindi dalle farine, dalla farina di segale al prodotto finito, quindi fino al, diciamo, al biscotto, prodotti di panificazione. Adesso vi mostro, diciamo, il progetto, la prima proposta, in collaborazione anche con un architetto, perché poi, ecco, un'altra caratteristica della mia agenzia di zoografico è laddove io non ho competenze, quindi per esempio nella fotografia degli alimenti o del packaging, dello still life o appunto negli allestimenti di spazi espositivi, io mi avvalgo di collaborazioni. Questo è anche un altro punto che io reputo di forza, collaborare in generale, creare comunque una rete di competenze che insieme interagiscono per proporre sempre il meglio a livello diciamo di proposta, di progetto. In questo caso la prima proposta era diciamo legare lo spazio ad un percorso, quindi portare il visitatore a entrare all'interno di una storia quasi, quindi di un percorso, adesso qui non so se si vede una prima parte, vedete in basso a destra dove c'è una zona lavoro, quindi ci sono proprio, diciamo, la lavorazione delle farine con ingredienti per creare un prodotto, per esempio in questo caso ci sono gli gnocchi, e questa forma morbida all'interno del quale si creano, diciamo, degli spazi espositivi per i prodotti. La parte grafica in questo caso, in questa prima proposta, era dare un'idea emozionale più che descrittiva, nel senso che le fotografie in questo caso io le ho elaborate in modo da dare solamente un input di sensazione. Ecco, questa è la prima proposta, creare una sorta di pannello in legno che dividesse un po' la zona, diciamo, di passaggio all'interno dei corridoi dalla zona dello stand, con l'inserimento anche proprio di
di piante. Quindi anche la scelta dei materiali appunto è stata mirata al dare proprio la sensazione legata al parco delle Alpi Marittime. Quindi un po' l'idea era quella di portare un pezzettino di parco all'interno di uno stand al chiuso. Questi sono dei rendering appunto fatti in collaborazione con questo architetto. Questi sono alcuni pannelli singoli, quindi anche qui il richiamo alla fauna presente nel parco. E a livello cromatico, per esempio, nella seconda proposta, oltre diciamo, il colore caldo della terra, è stato inserito anche il verde. Richiamo appunto delle vegetazioni. Quindi in questa seconda proposta sono stati spezzati questi due colori. Qui non c'è il discorso della separazione, diciamo, in legno, del pannello in legno, ma c'era più un discorso di apertura, quindi rendere la geografia del corridoio dell'interno del Salone del Gusto una continuazione rispetto allo stand, quindi due concetti completamente diversi. Erano stati previsti qui dei tronchi grezzi di albero da inserire per tutta l'altezza all'interno dello stand. Dove vedete la texture appunto del rendering, si voleva andare a riempire queste vasche in legno grezzo da terra proprio con materiali naturali. Questa è una visione dall'alto. Nella grafica dei pannelli, in questa seconda proposta, i due colori appunto vanno a alternarsi. Graficamente è stato ripreso anche nel fondo il particolare del logo del Parco Alpi Marittime. Quindi queste sono le due proposte che ho presentato all'inizio al parco. La scelta si è orientata verso la proposta della separazione, del creare un percorso all'interno dello stand. Queste sono le foto della realizzazione finale. Ecco, qui sono stati creati proprio a livello artigianale delle pannellature grezze di legno che in prospettiva dovevano dare, diciamo, un po' l'idea di bosco, di foresta. E la cosa interessante è che per dare appunto meglio l'idea della lavorazione del prodotto, dalla materia prima al prodotto finito, all'interno di questa foresta virtuale, di questo pannello, sono stati inseriti dei box in plexiglass con all'interno appunto dalle farine al prodotto finito, come se fossero un po' dei frutti appesi a degli alberi a livello ideale. All'interno sono state, anche come scelta dei materiali, dal legno al plexiglass, a livello concettuale rappresenta un po' anche proprio la lavorazione, quindi il legno è la foresta, è l'elemento naturale, così come la farina è l'elemento base del naturale, il plexiglass è già la forma quadrata e netta, rappresenta già un'elaborazione ben definita, quindi contiene il prodotto finito. Quindi ogni elemento di questo allestimento voleva un po' dare l'input concettuale, emozionale di lavorazione. Questo era il pannello appunto che separava dall'esterno all'interno dello stand. All'interno sono state montate delle vasche, dei raccoglitori,
con proprio diciamo sempre le materie prime. Adesso qui non so se si vede bene ingrandendo, vedete appunto le micche di pane, qui è stata messa della lavanda, quindi come diversità anche di scelte di prodotti doveva essere una sorta di patchwork che definisse un po' tutti i prodotti appunto del parco. I govoni di segale sono stati messi come schienali delle sedute e diciamo, la pannellatura delle fotografie a livello tecnico è stato scelto invece rispetto alle proposte la visione più diciamo, dettagliata. Le fotografie dovevano vedersi, capirsi bene perché diciamo, il visitatore potesse comprendere meglio tutte le varie declinazioni della lavorazione dei prodotti. Quindi questo è il risultato finale, diciamo, del progetto che avete visto prima. Ecco, un altro prodotto sempre legato al cibo e sempre legato a questo salone del gusto era poi riportare su carta tutti i produttori. Per cui bisognava avere anche una sorta di continuità visiva. In genere, diciamo, lo dico anche poi legato a quello che andremo a fare oggi pomeriggio nel workshop. Si cerca di dare una continuità visiva, un po' tramite la scelta appunto del tono della comunicazione, perché è impossibile non comunicare qualcosa. Dal momento che io scelgo come comunicare un concetto, devo cercare di riportarlo, di dare riconoscibilità a tutti i prodotti che io vado a realizzare legati ad un determinato messaggio. Quindi in questo caso è stato creato un opuscolo con tutti i produttori e per esempio a livello cromatico è stata fatta la scelta di riportare questa tinta calda che era presente nel legno, diciamo, dell'allestimento. All'interno sono stati scelti poi, diciamo, 5 tonalità di base, alternate per ogni produttore. Quindi come linea grafica è stato scelto, diciamo, questo sviluppo orizzontale. Questa è la visione del dépliant aperto. Il formato è il formato quadrato. Anche in questo caso a livello concettuale va a richiamare i box in plexiglass con all'interno i prodotti finiti. E le prime proposte di questo opuscoletto, diciamo, avevo pensato, diciamo, di dare una sorta di pendenza, proprio perché geograficamente il parco diciamo, all'interno delle pendenze, proprio di suo a livello geografico, per cui mi sarebbe, diciamo, piaciuto in queste proposte, ho dato appunto il concetto di pendenza più o meno marcato. Queste erano le proposte scartate, anche nella copertina. Poi a livello concettuale la pendenza in discesa mi sembrava anche diciamo, un concetto più leggero, più morbido, che non la discesa, la pendenza in salita. Anche questa è una delle regole. Salve. E quindi queste diciamo, sono le proposte scartate. La proposta scelta è stata poi quella che avete visto qui.
come dare continuità nell'edizione successiva, nel senso che dopo 2 anni il parco ha voluto rifare questo opuscolo. Per cui, diciamo, coerenza visiva, la grafica, la copertina rimane la stessa perché deve essere comunque riconoscibile, ma cambia il colore. Quindi anziché un colore caldo si è cercato un'altra tonalità che potesse andare bene. Il concetto di pendenza l'ho dato nell'illustrazione, nel senso che non avendo scelto le gabbie con la pendenza che abbiamo visto prima, ho cercato di dare questo concetto con questo tavolo messo in una posizione molto surreale sulla cima di questa montagna. Questo è il primo esempio di iter, diciamo, di progettazione. Sempre legato alla Segale c'è stato poi il lavoro dell'allestimento del museo della Segale. Qui anche diciamo, era presente il discorso di valorizzare uno spazio all'interno di una borgata, quindi un ciabot, come si dice in Piemonte, un piccolo spazio, e renderlo il più funzionale possibile. Qui c'è stata, diciamo, la progettazione, l'applicazione di immagini diciamo, più svariati supporti, dalle tende, in questo caso qui si vedono le tende per oscurare le finestre, fino a diciamo, i box, ai pannelli informativi legati proprio al cibo, allo sviluppo dei materiali, alla storia di provenienza delle materie prime. In questo caso pannello interattivo con all'interno le vaschette con i materiali. Ecco, un punto, diciamo, basilare di questo progetto, un'esigenza da parte, diciamo, del cliente, era riuscire a studiare una serie di soluzioni recuperabili poi in altri ambiti. Per cui nell'allestimento del Salone del Gusto sono stati inseriti elementi che poi potevano andare ad essere riutilizzati in altri eventi. Questo era una richiesta, diciamo, uno stimolo in più per cercare delle soluzioni adeguate. Questi pannelli che voi vedete hanno queste specie di supporti in legno che servono per tirare l'informazione, quindi sono come se fossero dei rotoli, delle pergamene doppie. Anche qui le scelte cromatiche sono in concomitanza con l'architettura e il lavoro che hanno fatto questi architetti con cui ho collaborato. Quindi a livello, diciamo, estetico, questo museo dal di fuori sembra una baita di montagna e all'interno è molto moderno, pur mantenendo elementi naturali come appunto paviment in legno e pareti, pannellature e tinte. In questo caso sono stati studiati dei contenitori con all'interno le materie prime. In questo caso era un pannello informativo sulle sedie impagliate, quindi come usare la segale, la paglia per produrre degli oggetti diciamo artigianali di uso quotidiano. Quindi questo è diciamo, un progetto che ha portato, diciamo, più visioni, dal cartaceo allo stand, all'allestimento museale. Passiamo a un altro target, per esempio. In questo caso
Ecco, in questo caso il logo, l'identità visiva di questa azienda è nato da un'illustrazione. In genere per il mio iter progettuale è il contrario, prima diciamo studio il logo, prima cerco di riassumere, di rendere diciamo un concetto base e poi dopo lo sviluppo nell'illustrazione. In questo caso è stato il contrario. L'azienda si chiamava Divi perché i due soci si chiamano Diego e Vincenzo, quindi Divi aveva il doppio senso di Divi, distinguersi, diciamo, era un'azienda di esportazione di prodotti italiani all'estero, quindi il meglio dell'Italia all'estero. Io ho subito pensato, diciamo, all'eccellenza, ad un re, per cui disegnando, creando questo acquerello, mi sono accorta che queste due diciamo, forme che formavano il volto di questo re potevano trasformarsi nelle due iniziali. Adesso vi cerco il logo. Per cui in questo caso la D di Diego e la V di Vincenzo, Divi, sono nate dall'illustrazione. Quindi ho cercato al contrario di sintetizzare un'immagine ad acquerello. La scelta cromatica è portata dal fatto che, dovendo rappresentare comunque l'Italia all'estero, ho inserito chiaramente i colori dell'Italia, e questo diciamo l'ho portato avanti sempre per il discorso che vi facevo prima, anche come continuità visiva nella declinazione, per esempio, dei biglietti da visita, del sito. E nei prodotti, diciamo nel packaging dei prodotti, ho cercato di mantenere comunque la tinta nera per dare più eleganza al prodotto. E ho cercato di giocare di più proprio sul colore della confezione. Dopo l'acquerello del re ho cercato di dare vita anche ad altri prodotti, quindi in questo caso c'era un raviolo, una reginetta. Questa è una fustella dell'abbigliamento della fotografia che avete visto prima per le vaschette, dove c'erano le vaschette colorate. Questa è un po' tutta l'immagine, diciamo, coordinata. Ecco, per le etichette dei formaggi sono stati creati dei fondi ad acquerello. Quindi ho creato queste texture diverse da applicare in base al tipo di prodotto. Chiaramente l'acquerello fatto manualmente è stato poi elaborato al computer per creare poi il file di stampa e la fustella da dare allo stampatore. Per cui anche qui, come ricerca invece di caratteri, di font, per i formaggi ho cercato di trovare il giusto equilibrio tra un font, un carattere gestuale che richiamasse appunto la gestualità anche del fondo creato a mano e un discorso di omogeneità con tutte le etichette, sia quelle in formato tondo e ovale, sia per le etichette in formato quadrato. Quindi qui la coerenza comunicativa torna come elemento base. In questo caso con il logo è stata creata una texture per stampare, diciamo, poi le tovagliette che
che sono state poi applicate, diciamo, al coperchio dei sughi, delle salse. In questo caso era un, diciamo, un formaggio al tartufo, per cui l'acquerello è stato creato in modo molto più artistico, tra virgolette, meno controllato rispetto alle etichette che avete visto prima, proprio perché appunto il tartufo, essendo un frutto della terra, non viene controllato a livello appunto di crescita. Ho voluto fare un acquerello molto più istintivo, meno controllato. E ho fatto appunto il fondo d'acquerello con delle, adesso ingrandisco un po' l'immagine, con degli inserti a matita più sottile, per mettere in risalto questa naturalezza. Quindi tutti questi pallini, diciamo, rappresentano un po' quello che sta sottoterra, che sta nascosto, e nella parte bianca, diciamo, tutto ciò che sta fuori viene inserito, diciamo, l'ho inserito dopo l'acquerello. Ecco, quindi rispetto appunto alle etichette dove l'elemento diciamo artigianale del disegno è più controllato, perché va a dare solamente una bordura di distinzione, nell'altra etichetta è stata volutamente creata una sorta di casualità, diciamo, istintiva. Ecco, un altro progetto che penso possa essere utile, diciamo, valutare, ecco questo. Allora, Birramiata è una, diciamo, un'azienda che produce birra a livello artigianale, si trova in Toscana, e mi ha contattato prima per creare, diciamo, l'identità visiva del locale di Livorno, all'interno del quale si può appunto gustare questa birra artigianale. Il target doveva essere un target giovane, quindi la destinazione erano appunto i giovani. Gli elementi che dovevano essere presenti all'interno del logo dovevano essere riconoscibili. Ecco, uno dei problemi e anche delle sfide più interessanti del mio lavoro è proprio quella di fare sempre attenzione, di non cadere nella banalità, ma di cercare di rendere interessante un concetto, interessante ma non ermetico. Basta pochissimo per cadere, diciamo, nella creazione artistica personale ed ermetica, nel senso che ognuno di noi comunque ha una propria creatività, una propria forma di espressione. La difficoltà lavorativa del mio lavoro è anche proprio questa, cioè comunicare in modo non banale, e quindi in un certo senso creare delle metafore. Sembra una sciocchezza, ma poi vedremo anche oggi pomeriggio nel workshop come si può, diciamo, declinare questo concetto di non banale. Queste sono le mie prime proposte di logo, quindi una sintesi, diciamo, visiva di elementi ben riconoscibili. In un primo tempo il cliente mi aveva dato appunto queste indicazioni. Il posto si sarebbe chiamato Amiata Space, quindi spazio. E in queste prime proposte io ho giocato un po', specialmente, ecco, in questa, sul doppio senso di space. Adesso apro. Ecco, in questo caso
ho proposto, diciamo, una sorta di gioco di concetti. In questo ho combinato gli elementi creando un personaggio che poteva diventare una mascotte, anche da declinare su più svariati materiali. Ho dato già l'idea al cliente di come si potevano declinare le varie proposte. Questo in genere mi appartiene come modo di muovermi nella progettazione. Mi piace dare l'idea già di in avanti di come sarà la scelta eventuale del logo su proposte materiali diversi. Quindi anche questa proposta richiamava un po' l'Enterprise, diciamo, le forme delle navicelle spaziali, poteva essere un'alternativa. Sì? Quindi anche se si trattava di proposte, tu hai comunque realizzato dei timbri, cioè quelle cose che ho visto erano, diciamo, reali. Virtuali o reali? Virtuali, sono, okay. Sì, sono virtuali nel senso che sono montaggi, elaborazioni grafiche fatte, diciamo, con software di fotomontaggio, sì. In questo caso c'era, diciamo, un'idea più morbida, e anche qui c'è appunto l'idea di dare un'applicazione per un'insegna. Questa richiamava un po', diciamo, il tappo a corona della birra. Queste quindi sono le primissime proposte. Seconde proposte, è stato scelto di tenere, diciamo, il boccale, è stato cambiato il nome, quindi non più Space ma House, e quindi bisognava praticamente ripartire da capo. In questo caso c'era il logo, appunto, di birra amiata, doveva rimanere esattamente tale come font, come immagine, quindi in più c'è la difficoltà di far integrare bene un elemento già esistente con una forma nuova. Qui c'è stata una ricerca di tutto ciò che era mondo della birra artigianale per vedere, appunto, di non proporre un qualcosa che involontariamente fosse già stato realizzato. In genere anche questo si fa, perché uno può, diciamo, produrre un'idea che reputa valida e poi scopre che in realtà è già stata realizzata. Quindi prima di proporre, diciamo, delle soluzioni, c'è anche tutto un lavoro di ricerca a monte. Dal momento che io produco alcune idee, devo poi appurarmi che queste non siano già state realizzate, o comunque che non siano lontanamente magari simili o troppo simili rispetto a un'altra azienda che opera nello stesso settore, perché poi il problema è quello. Quindi anche qui soluzione di stampa a secco su carta bianca. Stampa a secco è diciamo una stampa calcografica che lascia questo effetto rilievo. Questo è anche un fotomontaggio, quindi non è stato realizzato per la proposta, diciamo, non è stato realizzato proprio il vero e proprio timbro, ma è stata data l'idea di come potrebbe di come poteva venire. In queste seconde proposte sono riuscita a inculcare il desiderio nel cliente di avere un'insegna in legno. Quindi queste seconde proposte sono state utili sotto questo punto di vista.
Qui a livello rappresentativo questo boccale diciamo doveva anche un po' rappresentare il castello di Arcidosso, quindi c'è stata anche una ricerca geografica della sede, della base del birrificio, perché l'identità visiva comunque di un'azienda deve essere il più possibile personalizzata. Quindi queste sono state, diciamo, le seconde proposte. Terze proposte. Lavoriamo sul boccale, questo era l'intento. Quindi devono essere presenti le icone di riconoscibilità del luppolo legato alla birra, del boccale e delle cotte all'interno delle quali viene messa la birra proprio a fermentare. Quindi qui ci sono stati altri, diciamo, altri giri di bozze. Per trovare altre possibili soluzioni. Questa in particolar modo era un po' la stilizzazione del fiume che dal Monte Amiata, diciamo, nasce proprio sul Monte Amiata e viene utilizzata proprio l'acqua di sorgente per fare la birra. Quindi è stato inserito come elemento proprio per dare anche una connotazione di provenienza degli ingredienti primari del prodotto finito. Ecco qui, queste sono le quarte proposte. Ho recuperato diciamo una vecchia stampa del castello di Arcidosso per sintetizzarlo a livello visivo, per creare poi appunto una ulteriore soluzione, un'ulteriore proposta. Quindi ho estrapolato, diciamo, questa torre, questo elemento, e ho, diciamo, giocato combinando appunto questi elementi che dovevano comunque figurare nel logo perché dovevano essere riconoscibili. Quindi vedete quante soluzioni, quanto lavoro sta dietro diciamo alla creazione, all'ideazione di un lavoro. Perfetto, logo scelto, ci siamo. Quindi logo scelto, logo definitivo, ancora, poi io ci tengo sempre molto a rendere il cliente il più soddisfatto possibile, quindi sono anche molto molto propositiva a livello di soluzioni. Quindi qui erano proprio solo più piccole varianti sulla porta di questo castello, se farla, diciamo, a mo' di cotta o a mo' di botte. Se la scritta Livorno metterla in positivo, in negativo, in uno zoccolo, diciamo, più morbido o in uno zoccolo più duro, e qui appunto altre soluzioni. Dopodiché nella fase progettuale, diciamo, riguardante tutto ciò che è poi immagine coordinata, quindi continuità comunicativa anche in questo caso, legato al locale, mi è venuto in mente di creare, per far, diciamo, meglio capire tutte le fasi di produzione della birra, una sorta di gioco dell'oca. Quindi qui c'è stata una ricerca su i giochi dell'oca, diciamo, antichi, perché anche a livello cromatico mi interessava comunque vedere a livello di scelta di font, di immagine, di immaginario, cosa era già stato fatto e prendere comunque anche spunto.
ci sono dei giochi dell'oca antichi che sono meravigliosi. Quindi ho, diciamo, mi sono lasciata ispirare da alcune immagini che ho trovato nella mia ricerca e ho creato le illustrazioni per questo, diciamo, per questo poster che è stato poi inserito all'interno del locale. Adesso lo ingrandisco un po' e quindi ho creato, diciamo, il via con appunto l'acqua, con tutte le fasi, essendo appunto Arcidosso una zona anche ricca di castagne, viene prodotta anche la birra alla castagna. Per cui in questo caso ho disegnato le fasi della lavorazione della birra a mo' di gioco dell'oca, appunto, per poi arrivare, diciamo, alla decima fase, un brindisi alla salute. A livello cromatico ho proprio, diciamo, voluto, ho proprio scelto di rimanere su colori che richiamassero un po' l'antico. E quindi questo è stato tutto, diciamo, il percorso di creazione del logo. Viene poi appunto anche il momento della tovaglietta da mettere all'interno del locale. Anche qui ci sono state proposte più svariate. La tovaglietta doveva fungere un po' anche dare, diciamo, anche delle informazioni aggiuntive sulle varie, diciamo, non solo le fasi di produzione, ma anche proprio presentare il birrificio. Per cui ho fatto anche varie proposte di impostazione dello spazio. A livello grafico, voi dovete pensare che qualsiasi tipo di formato io vado a scegliere, quindi dal semplice formato A4 ad un pieghevole o un manifesto, io ho uno spazio a disposizione e ci sono poi delle regole ben precise di gerarchie, nel senso che l'occhio, quando viene ad incontrare l'immagine che io vado a creare, ha una sorta di ordine di importanza che dà rispetto a ciò che si trova davanti. Quindi a livello progettuale devo sapere come funzionano determinate regole per riuscire a veicolare il messaggio. Quindi la gerarchia all'interno dell'impostazione grafica è fondamentale. Poi ci sono altri fattori che appunto poi andremo a vedere, anche come la leggibilità. Questa era la prima proposta. La birra amiata aveva come Klein giovane, fresca e spumeggiante. Quindi ho creato questa signorina luppolina, che richiamava il luppolo, con questa gonna nell'illustrazione, e ho creato varie proposte, in una delle quali ho inserito anche l'illustrazione con le cromie modificate del poster, del manifesto. Questa molto semplice e lineare. Anche qui gli elementi delle finestre del castello di Arcidosso sono state utilizzate un po' come ripresa dell'elemento grafico. Questa era invece più sull'idea di farla stampare su una carta da pane, quindi già partendo da un fondo color marrone. Hanno scelto questa qui. Questo era l'altro esempio di iter progettuale.
Adesso vi farei vedere ancora questo cliente. Ecco, questo è più rappresentativo rispetto a quello che andremo poi a vedere oggi nel workshop. Allora, in questo caso si tratta di un'azienda alimentare, diciamo, non a livello, non piccola, ma già di una certa importanza. Diciamo, la commissione era il restyling del logo e il rinnovo completo di tutto il packaging delle linee. È un'azienda che fa dolciario, quindi prodotti tipici del Piemonte, i Cuneiser Rum, i baci di dama, non so se avete presente. E quindi diciamo qui mi è stata data praticamente carta bianca e mi sono completamente, diciamo, sbizzarrita a proporre tutta la linea del packaging. Anche qui c'è stato un grosso lavoro di ricerca per tutto ciò che poteva essere tradizione langarola popolare a livello di legato al cibo, a livello di fiabe, a livello di usanze. Sono andata in biblioteca, ho fatto ricerche per avere una base, diciamo, degli input da cui partire. Quindi diciamo, il lavoro di ricerca è stato interessante ed impegnativo tanto quanto poi il lavoro della creazione della proposta. La volontà del cliente era quella di ammorbidire il vecchio logo e rendere, diciamo, scaldare di più l'intera linea. Adesso non so se... Ah, ok, ho portato anche... Perfetto. Ecco, questo è diciamo il logo vecchio. Ammorbidire, nel senso che una delle prime cose che per esempio a me saltava all'occhio era il voler rinchiudere dentro queste forme, diciamo, squadrate un input che di per sé era morbido, nel senso che la G di Lange è una forma morbida, per cui era un peccato andare a inserirle all'interno di questi blocchi squadrati. Il packaging risulta, diciamo, questo, con colori, diciamo, molto, molto riconoscibili, però anche, tra virgolette, molto, molto seriosi, molto freddi, molto... molto puliti. La pulizia è stata una richiesta che comunque il cliente ha voluto, nel senso creare un scaldare tutto il packaging di tutta la linea, però mantenendo comunque una certa pulizia grafica. Quindi, avendo sotto mano tutte le referenze, tutti i prodotti di questo cliente, ho proposto di abbinare a ciascun prodotto un personaggio immaginario, ma anche reale, nel senso che doveva un po' essere la personificazione del prodotto che rappresentava. Quindi, in questo caso, adesso vediamo se trovo prime proposte. Ecco qui. In questo caso ho proposto una serie di personaggi legati ad ogni prodotto. Quindi, per gli amaretti, poi vedremo, appunto, sono legati anche molto alla forma del prodotto, nel senso che l'amaretto morbido ha questa forma tonda, quindi mi sono immaginata, appunto, questa damigella con questa gonna. Questa gonna morbida, i capricci, mi sono immaginata, diciamo,
questa sorta di altezzosità nei confronti di questo di questa coppia. Il tartufo, in questo caso, essendo un tartufo dolce richiama anche appunto il tartufo, per cui le langhe sono molto famose, quindi ho inserito in questa piuma di questo cappello questo elemento di bosco, quindi queste foglioline che richiamassero un po' la natura, ma a livello fantastico, quindi a livello solo, diciamo, di illustrazione. Il tarocco l'ho visto un po' come il re, proprio perché è il punto di forza di questa azienda. È un prodotto, tra l'altro, buonissimo, quindi per i cuneesi, appunto, mi sono richiamata la forma del cappello, a questa forma bombata, per le torte e poi altri elementi, appunto i biscotti. Qui ho realizzato le illustrazioni di alcuni scorci proprio di alba. All'inizio a livello intuitivo, nel senso che mi immaginavo comunque poi venissero usati, applicati diciamo al packaging delle confezioni. Altri elementi decorativi. Ecco, il discorso, prima vediamo il discorso packaging, poi vediamo il discorso logo. Questo era il primo input, diciamo, a livello di come muoversi nella progettazione grafica, quindi abbinare ad ogni singolo prodotto un personaggio per creare una storia. Effettivamente poi, diciamo, è piaciuta moltissimo questa idea ed è stata contattata appunto una ragazza per scrivere i testi, quindi è stato bellissimo anche vedere come dalle mie singole illustrazioni quest'altra ragazza abbia proprio inventato delle storie che legassero i prodotti poi per il catalogo l'uno con l'altro, quindi è stata anche una collaborazione molto, molto interessante da questo punto di vista. Ho fornito semplicemente l'input, diciamo, delle illustrazioni. Le prime proposte di packaging sono state appunto mantenere il cubo, il formato quadrato, declinando l'illustrazione del prodotto in modo, diciamo, il più pulito possibile. Quindi questi sono stati le prime idee, con le varie combinazioni, quindi abbinare magari la differenza del gusto sul coperchio alla base comune. Oppure, altra proposta, inserire, diciamo, a livello fotografico l'immagine nel packaging. Questa era una proposta per fare, diciamo, l'interno colorato. Queste sempre proposte molto, diciamo, pulite, lineari, con elementi grafici di ogni singola illustrazione riprese sul coperchio. Si vede bene? Questi sono gli sviluppi praticamente della scatola. Quindi qui sono entrata già, diciamo, più nel merito di ogni singolo prodotto e ho proposto già le declinazioni dei singoli gusti. Qui diciamo, ci sono varie proposte anche di come. C'è stato tutto un lavoro anche proprio di cartotecnica, di come andare a, diciamo, a creare delle soluzioni per il coperchio, se a filo o diciamo, riportarlo quasi fino alla base e lasciare semplicemente lo zoccolo, diciamo, colorato rispetto al gusto in fondo. Qui c'era, diciamo, un'intenzione di inserire un adesivo, quindi creare una base di scatola stampata uniforme, uguale per tutti, e modificare il gusto con un adesivo fustellato. Quindi questa era una delle altre proposte. Oppure ad incastro,
quindi creare il box trasparente con diciamo, l'involucro stampato. Questa era la proposta dell'adesivo, anche qui sul tipo di materiale, quindi magari stamparlo su carta metallizzata per dare appunto l'idea più di esclusività del prodotto. Io ve le faccio passare un po' veloce perché sono veramente tantissime, quindi se per caso avete qualche cosa che vi colpisce di più, fermatemi. Questa era un'altra soluzione, aiuto, è scappato, ok. Questa era un'altra soluzione, quindi non più il cubo, ma creare una base di cartone con il coperchio di cartone e lasciare il prodotto in vista solamente in una sorta di riquadro, di fascetta. Qui c'è già il logo nuovo, dopo ci arriviamo. Queste sono le varie prove, appunto, sia di forme, di soluzioni, di contenitori che avevano poi comunque il limite dei pesi, perché ogni referenza chiaramente aveva vari sviluppi di peso. In questo caso c'era, diciamo, come proposta lo stampare in verniciatura lucida UV, non so se avete mai sentito come diciamo come tipo di stampa la verniciatura UV. Praticamente consiste nello stampare nel creare il contrasto tra l'opaco e il lucido. Questa è un'altra proposta di adesivo per personalizzare la scatola. Poi ecco, importantissimo anche su dove, rispetto a dove io posiziono una chiusura, cambia l'impatto che io ho con la scatola. Quindi queste erano sempre nella fase iniziale del lavoro. Rispetto alla forma, per esempio, in questo caso si parla di sigilli per un vasetto di crema alla gianduia e crema bianca. Rispetto alla forma di partenza, in questo caso non era da inventare la forma del packaging, ma c'era da applicare un'etichetta nuova ad un vasetto già esistente, per cui fisicamente ho tagliato le varie soluzioni creandomi, diciamo, delle fustelle o doppie per mettere le informazioni appunto da una parte all'altra del vasetto, o singole. Quindi il lavoro artigianale è anche il provare a vedere fisicamente come l'idea può stare proprio sul vasetto fisico. Poi facendo delle prove appunto stampate, tagliando e provando proprio fisicamente ad inserire le etichette sul vasetto, diciamo, uno ha l'idea concreta se può funzionare o non può funzionare l'idea. Ecco, in questo caso facciamo. Sì, 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 sì. Ok, facciamo un po' una pausa se volete. Ho
lo riprendo dopo, tanto appunto qui ce n'è tantissimo di materiale per questo sviluppo di packaging. Cosa? Ok, allora va bene, prendiamo giusto un caffè, facciamo qualche telefonata. Ok, perfetto. Avete domande? Vi sto annoiando? Ditemelo pure. No, chiederti quanto lavori al computer, immagino tanto, e quanto intervento dopo. Volevo chiederti quanto lavori al computer e quanto c'è dell'intervento di disegno a mano. Mm. Allora, disegno a mano è la base, nel senso che anche quando vado a vettorializzare in Illustrator delle immagini, parto sempre comunque da schizzi fatti a mano. No, proprio a mano. Io, diciamo, una delle cose che adoro di più del mio lavoro è proprio che rimane, nonostante l'utilizzo del computer, vuoi per velocità, vuoi proprio per vedere questa visualizzazione del prodotto finito, quindi devo applicare a una base nuda, tra virgolette, diciamo in campo alimentare, quando si fotografa un packaging senza la grafica si dice fare la fotografia nuda del prodotto e poi con il programma di fotoritocco vado ad applicare la grafica. Quindi appunto la cosa che mi piace di più è che mantengo comunque questo contatto, lo sporcarmi, il sentire l'odore, il profumo dei colori, la carta, diversi tipi di carta, quindi diciamo l'artigianalità è comunque la base del mio lavoro. Poi tutto quello che viene è anche tanto il tempo effettivamente che passo al computer. Però anche sperimentando, non so, magari delle texture, per esempio ho creato dei collage con delle carte che ho creato io a livello di texture, però per utilizzarle come collage chiaramente, diciamo, la creazione della texture fatta da acquarello o con diverse tecniche, ho dovuto poi scansionarle e stamparmene un po' di foglie per poi, diciamo, tagliarli. Però no, di base c'è sempre la voglia di toccare, di fare proprio con mano. Photoshop, Adobe Illustrator, Quark Express, InDesign per impaginare, diciamo, esatto, prodotti più elaborati, cartacei. Ok, allora facciamo sì, perché adesso si è attivato anche il laboratorio dal basso, quindi so che il problema è con loro rispetto al canale, quindi possiamo prendere se per te va bene. Ci siamo, eccoci. Stanno lavorando appunto alla creazione dell'idea da sviluppare poi nel pomeriggio sul packaging, sull'esercizio appunto che ho dato. Cosa fondamentale è anche capire come il diverso tipo di tecnica può andare ad influire nello studio del packaging. Quindi se io avrò diciamo una tecnica più netta, come potrebbe essere per esempio quella del paper cutting, che faccio vedere per chi a casa ci segue in streaming anche un esempio di tavola, l'utilizzo anche del colore, quindi indipendentemente dalla tecnica, in questo caso io ho scelto appunto due colori, il bianco netto sul nero, oppure se inserire colori diversi. Anche qui, rispetto a quello che dicevamo prima, la comunicazione del colore. Quindi in questo caso la tecnica dà la sensazione di taglio netto, proprio perché si tratta di carta incisa. Oppure se voglio dare, diciamo, un'idea più morbida, utilizzerò una tecnica che mi permetterà di fare delle sfumature o di dare, diciamo, delle texture meno definite, come quella che abbiamo visto prima rispetto al paper cutting. Oppure se per esempio voglio creare, diciamo, una sensazione, un effetto di grezzo, di sporco tra virgolette in gergo, utilizzerò magari una tecnica come quella del graffito e quindi andrò a creare una base grassa che può essere una base data con pastello a olio e stenderò sopra una base di acrilico scuro per poi andare ad incidere il colore, andare a togliere la parte scura, quindi in questo caso disegno al negativo. Queste tecniche sono meravigliose perché derivano tutte dalla nostra infanzia, quindi sono tecniche diciamo basilari e
però rivisitate, ristudiate in una chiave adulta, quindi adatte ad una comunicazione come può essere per esempio quella del packaging. Oppure l'utilizzo appunto di chine colorate, quindi giocare con, volendo, anche la casualità del fondersi dei colori, come è stato fatto per esempio in questo esempio, o l'utilizzo del carboncino, l'utilizzo dell'adigraph, che è anche un materiale che fa parte appunto dell'infanzia, nel senso che è il primo approccio che può avere un bambino nei confronti dell'incisione vera e propria, proprio perché ha come caratteristica quella di essere molto morbido e facilmente lavorabile. Quindi io posso andare a crearmi, diciamo, delle figure che poi possono venire, possono essere inchiostrate ed essere stampate direttamente sulla carta. È importante anche a livello comunicativo per il packaging la scelta del tipo di carta, il fatto che io posso diciamo declinare la mia immagine su una carta patinata lucida rispetto che una carta patinata opaca o una carta più materica, quindi una carta ruvida, un cartoncino magari naturale, che quindi al suo interno ha delle imperfezioni. E cambia moltissimo rispetto, per esempio, appunto a una patinata lucida, che mi dà più una sensazione di tecnologia, di freddezza, di pulizia, di specchio, quindi tutta una sorta di sensazioni iniziali molto diverse da una carta magari più materica, più calda, più imperfetta. Posso usare anche un'altra tecnica che fa parte del mondo infantile, la tecnica del collage. Anche qui posso giocare per esempio su diversi tipi di abbinamenti di carta, intagliando, quindi un po' una sorta di mix tra la tecnica del paper cutting e la tecnica del collage. Quindi diciamo in conclusione che anche la scelta del tipo di tecnica che andiamo ad utilizzare per trasmettere il nostro messaggio sul vestito del prodotto e fa parte delle regole fondamentali per comunicare al meglio il nostro messaggio. Adesso continuiamo appunto a lavorare su questa scatola. Siamo in fase conclusiva, ringrazio anche quelli che ci hanno seguito a casa in streaming, hanno avuto la pazienza. Noi invece ringraziamo moltissimo te per l'enorme disponibilità e per questi doni che ci hai dato questa mattina. Nel frattempo, insomma, il pomeriggio noi lavoreremo appunto per lo studio di un packaging, di un prodotto che ovviamente Francesca ci ha detto di realizzare, e ci vediamo magari con lo streaming per il prossimo workshop la prossima settimana, quindi venerdì prossimo alle 9:30. Buona giornata.